Luciano, la nuova sede del Centro Ordinamento Club racconta anche un po' la storia della Ternana. Abbiamo esatto. visto tanti riferimenti. Bravissimo, bravissimo. Sono tutte foto che conservava Luca Biscetti in un antro del suo magazzino e fortunatamente gli è stata data la possibilità di poterle riesporre in questa sede, perché facevano parte del primo centro coordinamento fondato sempre da Luciano Faustini, che lo saluto e lo ringrazio per quello che ha fatto negli anni per la Ternana. E noi cercheremo sempre di migliorarci e di andare avanti e di fare sempre meglio quello che è per la riunione del tifo a Terni, per riportare sempre più gente allo stadio. Grazie ai nostri sponsor riusciamo ad organizzare anche i pullman a un prezzo abbordabile. E quindi chiediamo a tutti quanti la massima partecipazione, perché la socializzazione è proprio il frutto di quello che raccoglieremo con tutta la città e tutti quanti i tifosi. Ecco, come detto anche alla squadra della Ternana, ovviamente non sarà soltanto il centro dei tifosi, ma anche il centro dei giocatori, quindi immagino ci saranno anche delle iniziative, no? Esatto, questa sede ci permette di poter fare delle iniziative sia a scopo benefico sia con i calciatori della Ternana, che speriamo si possano concretizzare quanto prima. Una bellissima serata, soprattutto perché abbiamo avuto come ospiti alcuni giocatori, la società, e quindi questo ci fa oltre che piacere, ci fa un grandissimo onore, in quanto abbiamo dedicato tanto tempo alla realizzazione di questa sede. Speriamo sia di buon auspicio per il proseguo del cammino della Ternana. Come ho detto all'inaugurazione, al taglio del nastro, noi ce l'abbiamo messa tutta e adesso sta la squadra ripagarci con quello che speriamo e ci auguriamo sia un cammino delle fere adeguato anche a questa sede. La sede è per il centro coordinamento, ma è a disposizione di tutti coloro che vorranno aderire. Abbiamo fatto passi da giganti, perché da 10-11 club che eravamo, siamo arrivati a 25 club a annoverare nel centro coordinamento, quindi questo è grazie al lavoro di tutti quanti, di tutti i presidenti, di tutti coloro che si stanno piano piano avvicinando al mondo dei club, che è associazione, è divertimento, è goliardia, è cene, perché l'ultima è stata quella dei veterani Montoro, e ci siamo divertiti tantissimo, e questo è lo spirito un po' che ci dovrebbe accomunare a tutti quanti. Due simboli, la città e la Ternana, questo è ciò che dobbiamo perseguire e portare avanti come obiettivo.